Il nostro Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni, è stata una delle più grandi conquiste del nostro paese. Ha fatto sì che noi avessimo un'aspettativa di vita record, quella più importante tra tutti i paesi del mondo. Ha fatto sì che praticamente azzerassimo o riducessimo al minimo la mortalità materna, la mortalità infantile, la mortalità neonatale, che riducessimo enormemente il carico di malattie. Però oggi non è in sicurezza. Certo ci sono alcune regioni che si comportano egregiamente, ma molte resistono tra mille difficoltà e abbiamo ricominciato a vedere i viaggi della speranza, soprattutto dal sud al nord, in particolare in alcune regioni i cittadini di fatto faticano ad accedere a servizi anche essenziali, per non parlare poi della differenza enorme nell'assistenza agli anziani, in particolar modo in quella domiciliare. Non è accettabile che in un paese ci siano differenze così eclatanti, che uno che nasca a Napoli o in Sicilia oggi abbia un'aspettativa di vita fino a 4 anni inferiore rispetto a uno che nasca nelle Marche o in Trentino. Dobbiamo far sì che tutti abbiano accesso a servizi di adeguata qualità in tutte le parti del paese. Per questo io appoggio e sostengo la proposta di cittadinanza attiva per richiamare nell'articolo 117 della Costituzione il diritto alla tutela della salute dell'individuo e a far sì che le strutture centrali possano intervenire attivamente e aiutare le regioni maggiormente in difficoltà. In questo modo garantiremo ai nostri cittadini un futuro in salute.